Ciao a tutti ragazzi, sono Blasphemy e sono qui per presentarvi il nuovo gioco appena uscito, Black Ops 2. Vi ho fatto un gameplay veloce, qualche kill, ora purtroppo ho fatto una partita, poco fa ho sbloccato il Tamahawk e ho fatto una partita devastante, se riesco a recuperarla ve la farò vedere. Se no, comunque, godetevi le kill che vi ho fatto fino ad ora e la presentazione del gioco. Bene, come avevo detto, adesso siamo su Black Ops 2, questa mappa di cui assolutamente non ricordo il nome. Come vi ho detto, l'ho scaricato pochi minuti fa, questa è stata tipo o la seconda o la terza mappa che ho fatto. No, non è vero, sto scherzando. In realtà l'ho scaricato un paio d'ore fa, ma sembro un principiante. Uccido o muoio, è veramente sconvolgente. Infatti, come vedete, uccido, muoio. Non riesco a fare una serie di kill più lunga di 3. Però, vabbè, però come gameplay iniziale direi che ci può stare. Non ho ancora sbloccato il Tamahawk, quindi purtroppo non vi posso far vedere delle kill di Tamahawk. Appena lo sbloccherò vi mostrerò delle nuove kill. Allora, come potete vedere, le armi sono abbastanza futuristiche. Se devo essere sincero, mi ricordano un po' quelle di MV3. Però, vabbè, il gioco è bello, devo dire che è bello. Ero molto molto scettico sul game, devo dire. Pensavo non sarebbe stato quello che invece è stato. È veramente un bel gioco. Merita, sono 60 euro spesi bene, versione base. Se comprate il tutto costa molto di più. Però comunque, no, sì, decisamente sono 60 euro spesi bene. Anche se le armi futuristiche non sono decisamente le mie preferite. Io adoro le armi vecchio stile, tipo quelle di Black Ops 1. Però anche Black Ops 2 ha il suo perché. Comunque adesso state vedendo, volevo mostrarvi in particolare questo mirino. Non so se l'avete notato, ma sembra che io abbia aimbot accesi. In realtà non è così, ma è il mirino che... Hanno fatto questo mirino che è allucinante. Quando un nemico, senza la classe che impedisce di vederlo ovviamente, entra nel mirino, gli compare attorno al corpo o alla testa, come potete vedere adesso, nelle kill che sto facendo, un quadrato rosso. Cioè praticamente è come avere aimbot incorporato all'arma. Va bene, comunque adesso vi lascio alle mie kill.
Bene, avete visto un po' di kill, ora vi mostro la schermata iniziale di Black Ops, un po' di armi e un po' di mappe. Allora, come vedete c'è il negozio dove già si possono comprare le DLC, cosa molestissima a parer mio, mettere le DLC, cioè le mappe più belle, eccetera, eccetera, già comprabili il primo giorno, però vabbè. Allora, la caserma che stiamo vedendo, dove si può fare l'emblema, esattamente come Black Ops 1, il biglietto da visita che sarebbe questo che state vedendo, e poi vabbè la tag clan classica di Black Ops. COD TV sarebbe i propri filmati, vengono messi online e possono essere visionati da tutti quelli che hanno COD Black Ops 2. Il cinema è dove potete editare i vostri filmati. Ora vi faccio vedere un po' le armi. Questa è la partita personalizzata che può essere registrata direttamente e messa sul computer, come potete vedere, e ve la registra e vi scarica direttamente il file. La caserma è sempre la stessa, come potete vedere, e queste sono le serie di uccisioni. Come vedete, ce n'è veramente una quantità industriale, però è serie di punti. Cioè, se vedete, sotto l'UAV c'è 350. Non è come nel vecchio Black Ops che 3 kill. 3 kill e si prende l'UAV. No, se si fanno 350 punti, cioè nel senso i 350 punti si può fare un po' così. Quindi vi consiglio personalmente di utilizzare di utilizzare serie di kill che vi facciano guadagnare punti perché ovviamente sbloccano anche le successive. Per esempio, l'UAV tutte le volte che viene ucciso un avversario durante il vostro UAV vi dà 10 10 punti mi sembra, sì, 10 punti ogni kill che fanno i vostri alleati a un vostro avversario mentre il vostro UAV è in volo, quindi vi aumenta un sacco i punti, l'RCXD uccide un avversario quindi sono 100 punti e via così, quindi ogni serie di kill, ogni serie di punti o serie di uccisioni se lo vogliamo chiamare alla vecchia maniera aiuta a sbloccare la successiva, come vedete ce ne sono tante. Ora vi faccio vedere un po' quali sono le armi, perché ve l'ho detto, ero un po' scettico perché queste armi sono molto futuristiche. Allora, ora vediamo i fucili d'assalto, ed eccoli qua, cioè insomma, si commentano da soli essenzialmente. Sono, cioè, giusto giusto, l'ultimo assomiglia un po' alla cappone, però vabbè, comunque, vi faccio vedere anche i lanciamissili, che spero che non usiate perché sono da nabbi. Le classi sono molto simili a quelle altre, ovviamente se si commentano praticamente da sole. E scusate tutte le cose che saltano fuori, ma mi mandano messaggi su Steam. Le classi sono 3 e sono 3 di base. In più, come potete vedere in alto, ci sono gli slot 8 su 10. Si possono portare in totale 10 cose, tra arma secondaria, equipaggiamenti, classi, granate letali e flash o granate secondarie. Inoltre c'è la possibilità di aumentarle sotto. Vabbè, adesso vi faccio vedere una scarellata veloce veloce. C'è la possibilità di aumentare tipo per dire le classi, come potete vedere ci sono queste classi in più, tra virgolette, che vi aumentano, potete portare due armi principali, due armi primarie, due classi primarie, due classi secondarie, eccetera, eccetera. E diciamo che è un misto, secondo me Black Ops 2 è molto un misto tra Black Ops 1 e Modern Warfare 3. Intanto possiamo vedere le mitragliette leggere, no, le mitragliette, scusate, le mitragliette leggere, io mi confondo sempre, per me sono mitragliatori pesanti, l'M60 e compagnia briscola. Comunque, le pistole, non c'è più la Peyton che io amavo profondamente, però c'è questa qua, che ci assomiglia molto, diciamo. Queste qua sono le mitragliette leggere, che per me sono mitragliatori pesanti, cioè alla fine, cioè, una roba con 200 colpi che è brutal shotta, però vabbè. Passiamo ai fucili a pompa, ce ne abbiamo 4 tra cui scegliere. Spero li usiate perché i fucili a pompa sono veramente secci e kill di fucili a pompa, tanta roba. E ora i fucili da cecchini, non c'è una grande scelta, sono soltanto 4, però devo dire che nell'estetica quando si gioca sono veramente molto carini. Ora vi mostro le mappe, o meglio, non vi mostro tutte le mappe, vi faccio vedere i nomi e la presentazione delle mappe. Come potete vedere, ce ne sono svariate, più o meno il numero è quello di Black Ops, se non sbaglio, non le ho contate, ma l'idea è quella. E poi ovviamente ci saranno quelle delle DLC. Io purtroppo non l'ho prenotato, quindi non c'è Nuketown 2025, se no ve l'avrei fatta vedere volentieri quella.
Bene ragazzi, avete visto un gameplay di Black Ops appena uscito, spero vi sia piaciuto e spero soprattutto che ve lo compriate perché è veramente un gioco che merita, a dispetto di quello che pensavo. Ora, come ho detto nell'intro, spero di riuscire a trovare quella partita perché veramente cioè, ci sono kill di rimbalzo. Across the Map è fantastica come partita, se riesco a recuperarla purtroppo non me l'ha salvata, cioè me l'ha salvata un treno, stanotte ho giocato tutta notte. Cristo santo, una doveva salvarla perché in tutte le altre ho fatto schifo. Una doveva salvarla e non l'ha salvata. Adesso sto cercando di contattare tutti quelli che c'erano nella partita a vedere se me la condividono. Adesso vedremo. Comunque, direi che da Blasphemy è tutto. Questo speciale si chiude qua. Black Ops 2, Blasphemy, Pixel Industry. Mettete mi piace, condividete il video, bla 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 bla, lo sapete sempre più. Da Blasphemy è tutto. Ciao.